Allora, Ciao. eccoci, che bello innanzitutto essere qui con te. Noi non vedevamo. Bene, sono contenta di vederti. Grazie, noi non vedevamo l'ora, quindi ti assicuro, come sai, insomma, ci conosciamo da diverso tempo ormai e la mia stima per te è in costante crescita. Quindi averti Ed è qui. reciprocissima. Grazie, e averti qui quindi che insomma ci dedichi del tempo in cui possiamo affrontare degli argomenti e arricchirci tutti, contaminarci tutti, è bellissimo. Quindi ecco, Bene. sono proprio, ti giuro, sono felicissima. Quindi se mi vedi tipo sprizzante così è perché è sincera l'emozione. Qualche gioia in questo periodo, eh? Ma io poi cerco sempre di trovare il lato positivo, sai? Assolutamente. Quindi sì, per carità, è un periodo difficile per tutti, però io credo che alla fine già solo il fatto che possiamo affrontare questo discorso e poter anche lamentarci significa che effettivamente. Assolutamente, assolutamente, ma io penso che questa situazione fosse capitata 10 anni fa sarebbe stata veramente drammatica. Quindi grazie ai media, ai social e a tutto quello che può tenerci in comunicazione nonostante tutto. Esatto, comunque. Assolutamente. Possiamo lo stesso sentirci, no, vicini e tirar fuori qualcosa di buono, no? Che poi, come in tutte le cose, per carità, cioè, ci sono aspetti negativi, però anche aspetti positivi, no? Se uno li vuole cercare, li trova, anche A nel voglia, dover stare certo. più tempo con se stessi, per esempio, no? Sì, ma a prescindere da tutto, se anche emergono aspetti negativi, possono essere ottimi spunti di riflessione riguardo alla propria esistenza. Ecco appunto, eccoci. Allora, innanzitutto descrivici un po', descrivici, nel senso, ti conosciamo tutti sicuramente, però magari capita Ok. ad ascoltare il podcast o qui sul canale qualcuno che ancora non ti conosce, quindi magari presentati. Allora, io sono Carolina Strada e sono una psicologa e sono una psicologa appassionata di fitness e nel mio percorso di vita questo non era l'obiettivo in realtà. Io avevo fatto tutt'altro a livello di master, eccetera, eccetera. Solo che da appassionata di fitness, guardandomi intorno a un certo punto mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava, nel senso che nell'intraprendere magari un percorso finalizzato al benessere fisico e generale, alcune persone si inceppavano un pochino. 5, 6, 7 anni fa ci fu l'esplosione del fitness in Italia o perlomeno anche sui social e io mi rendevo conto che c'erano tante situazioni che in realtà non erano ben delineate dal punto di vista clinico, nel senso che non potevano essere descritte come vere e proprie patologie o problematiche concrete, ma c'era quel velo di malessere che si percepiva chiaramente in comportamenti, in parole, in discorsi, in atteggiamenti. Quindi pian pianino ho iniziato ad approfondire e unire quindi la mia passione per il fitness alla mia formazione accademica e è venuta fuori la Carolina di oggi, È diciamo. venuto fuori un faro, come dico io, in un mare di buio e di oscurità. Perché questo? Perché, come sappiamo tutti noi che siamo all'interno di questo settore, che ha i suoi pregi e i suoi difetti, sappiamo appunto che è molto vario e che comprende comunque un rapporto, no? Che comunque è imprescindibile a prescindere nella vita, però in questo settore il rapporto con il proprio corpo, con l'alimentazione, con l'attività fisica è molto forte, ok? Soprattutto Esatto. perché attraverso il controllo, la gestione del cibo, del quantitativo di cibo e dell'allenamento che si va a fare, si sanno che questi aspetti hanno il potere di cambiare il nostro aspetto. Quindi ecco, tutti questi elementi sono difficilissimi da gestire, specialmente se alla base, se a priori c'è un
una crepa, magari, o Esatto. un elemento di confusione o addirittura magari un approccio disfunzionale e quindi questo che magari può all'inizio sembrare irrilevante di fronte a quello che può essere un obiettivo agonistico o non, alla lunga ti porta a dover riflettere, no? E Esatto. quindi ecco, io perché ci tengo tantissimo ad averti con noi qui, insomma, per quello che abbiamo, le possibilità che abbiamo, quindi su questo canale e in generale, come vedi, appunto, riposto sempre i tuoi post, invito proprio, vorrei urlare a tutto il mondo, leggete, ascoltate quello che dice questa dottoressa Carolina, che oltre ad essere chiaramente, oltre ad essere una professionista nel tuo settore, sei anche una persona estremamente ricca, molto curiosa e quindi ecco, per questo dico che sei un faro e il mio invito è nell'ascoltare, aprire la mente a certi argomenti subito, perché i più giovani anche si approcciano a questo Eh sì, settore eh sì. e veramente si può incappare in tanti messaggi che non sono messaggi che poi ti aiutano a condurre una vita sana, una vita. Sana, nel vero senso del termine, nel senso che appunto io volevo fare Sì. una precisazione e una premessa. Il fitness è un ambito meraviglioso, è un ambito che serve per promuovere la salute e per prevenire tantissime patologie, quindi assolutamente mai come in questo momento bisogna ricordare che è essenziale. Quello che bisogna però ricordare ulteriormente è che ci sono alcune cose che possono creare delle problematiche. Ovviamente queste cose dipendono dal come e perché si sceglie di fare un qualcosa, ok? Il fitness fondamentalmente che cos'è? È l'insieme di quelle attività fisiche che servono appunto sia per una finalità estetica sia per una finalità di salute. Ricordiamoci che la differenza fondamentale con il bodybuilding è proprio questa, nel senso che nel concetto di bodybuilding il termine salute non è compreso, ok? Quindi il bodybuilding è quello sport finalizzato a una prestazione e sport, tra virgolette, perché tanto ci saranno le Tranquilla. polemiche, ma fa ok. Che è finalizzato alla prestazione e ovviamente alla modifica del proprio corpo per renderlo più muscolare. Quindi appunto c'è una differenza sostanziale. La salute che cos'è però? È uno stato di completo benessere sia fisico che psicologico che sociale, quindi non benessere fisico, punto. Bisogna ricordarsi in questo periodo storico che spesso e volentieri la ricerca del proprio benessere fisico, a prescindere dalla questione estetica, spesso e volentieri fa lo sgambetto al benessere psicologico, perché se pensiamo anche a una problematica come può essere l'ortoressia, la convinzione di voler controllare qualsiasi cosa venga ingerita per mantenere la propria salute, l'ossessione, ok? Diventa un problema psicologico per promuovere una salute fisica, ok? Quindi anche il concetto di salute fisica deve essere un pochino ammorbidito, anche perché ricordiamoci bene che il controllo all'essere umano piace tantissimo, ma noi non possiamo controllare Tutto. tutte le variabili che influenzano la nostra salute fisica. Assolutamente d'accordo con Ok, te. quindi questa voleva essere la premessa. Chiaramente non stiamo parlando assolutamente di fitness in termini negativi, ma di tutte quelle situazioni in cui può diventare un problema. Ovviamente stiamo parlando di sport in generale, possiamo parlare di CrossFit, di danza, di triathlon, di corsa, ci sono tanti sport in cui è molto semplice scivolare in problematiche. Hai fatto assolutamente bene a precisarlo e sono profondamente d'accordo, a maggior ragione se riflettiamo sul fatto che non è necessariamente il fitness a creare il problema, ma non solo. Se riflettiamo,
come posso dire, su una faccia della medaglia che è quella che va a sostenere anche sui social, io ci sono incappata tantissime volte e tuttora purtroppo mi succede, che chi porta avanti discorsi di questo tipo in realtà limita lo sviluppo personale di una persona, il raggiungimento di successi, di miglioramenti fisici che portano poi in realtà a stare bene, a vedersi bene, ad avere il corpo che si vuole avere. E purtroppo questo filone che trovo in crescita negli ultimi anni, in particolare su Instagram, forse perché comunque utilizzo più Instagram, e trovo che sia estremamente pericoloso, perché c'è proprio un misunderstanding, ossia andare a sostenere, come posso dire, un lavoro per ricercare un equilibrio tra corpo e mente non implica bloccare o limitare i propri miglioramenti fisici. E Assolutamente, anzi, serve a promuoverli. invece viene sempre visto come un ma se fai così ti accontenti, se tu invece ti fissi o riesci a essere sempre lucida, a controllare sempre tutto, guarda che ci arrivi prima o ci arrivi Esatto. meglio. E questo è di una gravità, soprattutto quando queste informazioni arrivano alle mani di persone che non sono preparate, non hanno ancora quella maturità, oppure sono giovanissimi che non hanno ancora maturato certe consapevolezze, no? Assolutamente. Un'altra cosa che secondo me bisogna evidenziare è il fatto che nel fitness, inteso anche come attività in palestra, o meglio, il fitness è uno dei pochissimi ambiti sportivi in cui le persone normali pretendono di fare come gli agonisti o comunque pretendono di fare come le persone che ci lavorano, ci mangiano, eccetera, eccetera, eccetera. Il famoso se vuoi puoi, insomma, nel senso, innanzitutto ridimensioniamo quello che noi vogliamo, perché se io vedo una persona con un determinato tipo di fisico, che a parte che è il suo fisico sulla base della sua predisposizione individuale, ma se quella persona nell'arco della sua vita e nell'arco della sua quotidianità investe X tempo, X energie per quello, è ovvio che io che faccio tutt'altro, che ho tutt'altre priorità, non potrò pretendere di arrivare lì. È una questione di spesa energetica. Noi abbiamo delle energie, ma che sono limitate. Non è che le possiamo Certo. spendere 100, 100, 100, 100. Noi abbiamo 100 e dobbiamo suddividerlo. E questo può diventare un problema, perché spesso e volentieri tante persone purtroppo quel 100 lo focalizzano davvero tutto nel fitness, nonostante magari non sia la propria priorità, perché ci vogliono mangiare in tanti, ci vogliono lavorare tanti, però la maggior parte delle persone fa altro nella Certo. vita, fa altro, ha altri tipi di rapporti sociali, perché mi viene anche banalmente da pensare che una persona che fa fitness o bodybuilding o comunque è un pochino più proiettato verso quella che può essere una competitività, ha anche un ambiente sociale che lo supporta, che è affine a lui, ok? La classica persona normale che ha il gruppo di amici che il sabato sera vanno a mangiare la pizza, diventa un pochino più difficile convincere gli amici che vuole mangiare il petto di pollo, diventa più difficile anche per lui rinunciare a determinate cose, capito? Rinunciare Certo. capito? Per niente, per poco. Infatti chiedersi sempre se ne vale la pena Esatto. e perché ne vale la pena per se stessi, no? Io credo sempre che sia importante avere un occhio al presente e un occhio anche al futuro, il che non significa allontanarsi dalla quotidianità che ci si trova a vivere, ma riuscire a vedere se stessi anche in un percorso di vita. Certo. Perché le scelte che facciamo comunque condizionano la nostra esistenza e allora a maggior ragione
ne vale la pena. E il ne vale la pena chiarire questo, no? Va anche a chiarire in realtà cosa vogliamo per noi stessi. Io mi trovo mi trovo di fronte a cambi di rotta, magari nei percorsi delle ragazze che seguo, che a loro sembrano magari stravolgenti, ma che in realtà non io avessi predetto, ma riuscivo chiaramente grazie al distacco, no? Grazie all'occhio Certo, esterno, esterno. a prevedere. Ed è bellissimo quando vedi queste persone che effettivamente realizzano che cosa vogliono davvero, e magari non Sì. era la competizione, non era Esatto. l'indossare quel bikini, non era quello che vedevano nella foto di quella ragazza su Instagram. Ok. Sì, peraltro questo è una cosa che vedo anche io nel mio lavoro perché fortunatamente ogni tanto qualche persona si rende conto che in fin dei conti quello che può essere anche solo l'attività in sala pesi non è la propria passione, ma è stata scelta e viene portata avanti esclusivamente per una motivazione esterna o per messaggi appunto che possono derivare dai social. E io penso che questo riuscire a comprendere quello che piace e riuscire anche ad accettare di differenziarsi da un movimento è alla base della sicurezza in se stessi, capito? Perché nel momento in cui te fai qualcosa che percepisci come imposto dall'esterno, chiaramente non è imposto, ma te percepisci di doverlo fare per essere accettata da un gruppo, ok? Sia a livello di comportamento sia a livello estetico. Ti incastri, diventi succube di un qualcosa che è al di là di te, capito? Quindi la motivazione è totalmente esterna. Lo fai, ma vivi nella continua frustrazione, chiaramente più o meno implicita, di star facendo qualcosa che non ti soddisfa. Qui ti volevo, ti blocco un secondo perché credo che tu abbia messo subito sul piatto la portata principale, no? O meglio, quello che io vorrei approfondire è appunto questa insoddisfazione che può derivare da continui, perdonami, scivoloni che ti fanno dubitare di te stesso, di chi sei, di quanto vali, eccetera, e ti allontanano in realtà da quella che è la tua verità. Cioè, io vedo persone che si incastrano nel procrastinare atteggiamenti, nella speranza di ottenere, non sanno neanche loro che cosa, quindi un'idea vaga. Quindi, se tu gli chiedi Certo. descrivimi cosa vuoi, loro ti parlano di sensazioni, di esperienze non reali, no? Di idee che per carità sono importantissime, le idee, i sogni, i desideri, però no? Bisogna poi comunque cercare qualcosa di concreto, no? Certo. Bene, io vedo Assolutamente. che si incastrano ed entrano in un circolo, non so se vizioso, però comunque in un continuo sabotare se stessi e procrastinare questa situazione. E quindi io ti chiedo a te se effettivamente riscontri questo, se lo ritrovi appunto nel tuo lavoro e tutto, e cosa puoi dirci, cosa può aiutarci in questo? Allora, quello che dici è molto vero, nel senso che, appunto, come si diceva prima, la maggior parte delle persone si creano obiettivi, specialmente nell'ambito, appunto, del fitness, obiettivi spesso e volentieri irraggiungibili, sia appunto perché l'obiettivo è una persona che è al di là di noi, quindi io mi posso pure vedere la modella bikini fitness e dire voglio diventare come lei, però c'è un problema. Che lei è lei e io sono io, ok? E, oltretutto, appunto, spesso e volentieri, come se non sbaglio, dicevi in un altro video, c'è un problema, nel senso che noi ci diamo un'idea, ci disegniamo un obiettivo senza disegnare gli step che servono per arrivare a quell'obiettivo e oltretutto identifichiamo nell'obiettivo la nostra soddisfazione personale generale, come per dire, io devo arrivare lì per essere felice.
Forse bisognerebbe pensarlo al contrario, nel senso, se fossi felice, nel senso se iniziassi pian pianino a coltivare la mia autostima, la mia autoefficacia, coltivare il resto delle aree della mia vita, pian pianino quell'obiettivo non sarebbe tutto quello che mi renderebbe soddisfatto. Ok? Che è una cosa molto pericolosa, perché spesso e volentieri, come dici te, le persone arrivano a non sentirsi mai abbastanza proprio per questa dinamica, ovvero io mi pongo un passettino in avanti o un obiettivo, io a quell'obiettivo ci arrivo, eppure tutta quella soddisfazione e tutto quel benessere, pienezza interiore che mi aspettavo da quell'obiettivo, io non lo sento. Allora forse devo andare un pochino più in là e ci provo. E non ci arrivo ancora, e dai, 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 chiaramente diventa appunto un circolo vizioso, diventa un qualcosa che per farti arrivare più ti fa andare in su e più ti risucchia in giù. E intanto gli anni passano, il tempo non Esatto. torna indietro. E quindi no, io non credo mai che il tempo sia sprecato. Io credo che il tempo sia Assolutamente. una risorsa, la risorsa più preziosa che esista. Ed è bene questo ricordarselo, ma neanche sentirsi schiavi del tempo. Tu parli spesso, no, di non sentirsi in ritardo, di non avere fretta, eccetera. E appunto riuscire però a sfruttare, e, non sfruttare, perdonami, a evolvere seguendo il nostro naturale. Animo, ok? Come posso dire, Certo. un'evoluzione più che altro animica, non egoica, cioè riuscire a trovare, no, il modo di bilanciare questi due aspetti, queste due componenti che sono imprescindibili rispetto alle nostre persone, e farlo a prescindere da ciò che si sta facendo nella vita, quindi a prescindere da quello che è il tuo hobby, la tua professione, ok? E io credo che sia difficilissimo anche descriverlo, forse perché, ecco, può sembrare magari vago per chi non ha, non so, non ha curiosità rispetto a queste materie, eccetera. Eppure, è così facile vedere persone che si incastrano e non riescono ad uscirne, e poi passano veramente tanti anni e si trovano a ripetere stesse dinamiche Assolutamente, assolutamente. che li accompagnano, e questo non va bene, non va bene. Per tornare al discorso precedente, no? Magari sì, arri si arriva e poi si vuole sempre di più, però c'è anche un caso che è per esempio quello di non arrivare mai, perché si cade sempre. E quel caso, no? L'insoddisfazione, la frustrazione. Si cade perché? Perché magari ci si fa fregare appunto dal modo in cui la nostra testa ragiona. Cioè voglio arrivare lì, ma non mi sento capace. Oppure voglio arrivare lì, ma una parte di me si rende conto che il lì non è lì, forse è un po' troppo in là. Capito? Ok. Quindi, senz'altro avere obiettivi raggiungibili, senza mai dimenticarsi, come ho detto prima, le altre aree della propria vita, può portare pian pianino a raggiungere i propri obiettivi. Perché io dico sempre, è come se una persona seminasse una piantina e stesse tutto il tempo a dire, dai, cresci, forza, 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 forza. Allora, ancora lì? È ovvio che una persona spreca tutta l'energia nell'aspettare che qualcosa evolva, quando quel qualcosa ovviamente evolve con i suoi tempi. Quindi nel momento in cui ti hai piantato il tuo semino, magari vai a fare altro, esci, instauri relazioni sociali, leggi, cresci a livello anche psicologico e nel frattempo quella piantina cresce, capito? E arrivi alla fine che dici... Guarda che bello, Però sono sì. arrivata a ottenere qualcosa senza però necessariamente focalizzare tutta la mia attenzione lì, perché è ovvio che, come ti ho detto prima, purtroppo questa dinamica porta a un certo punto a stancarsi, perché io investo tutte le mie energie lì, investo tante energie lì, però
Però io mi aspetto un feedback subito, nell'immediato, e questo feedback non arriva nell'immediato perché ci vogliono i propri tempi. Assolutamente. E soprattutto non è detto che ciò che si vede sia reale, o meglio, quando Instagram, quando tu sei appassionato di un settore e vai ad approfondirlo con Instagram e a colorarlo con tante persone che fanno parte di questo settore, tu ti trovi a osservare la finta realtà, o meglio, ciò che loro vogliono insomma, Certo. trasmettere di loro stessi, della loro vita, di ciò che fanno e tutto. E appunto trovo persone che scelgono per se stesse una strada perché secondo loro su quella persona funziona. E allora funzionerà anche per se stessi. E poi però vedi che perdono di vista la vita reale, no? Che è fatta di tante altre cose. No? Non so, per esempio, io Certo. penso alla vita reale, penso ai piatti da lavare, a ricordarmi di portare le bustine per raccogliere tutta la cacca che fanno i miei gatti, e penso a tante cose, le bollette, insomma. E tra queste cose c'è anche, per carità, coltivare un po', i social per quello che poi a ognuno di noi piace, vuole fare. Certo. E, però ecco, tutta una serie di effetti collaterali. No? Che si hanno, che in realtà non fanno che allontanarti da quello che è il tuo obiettivo. Quindi tu dici: sì, ci sono persone che magari dedicano il 100% delle loro energie a que in quell'obiettivo, però non sono, perdonami il termine, perfette in quello che fanno, perché magari dedicano il 100%, ma poi si sabotano o devono stare in ipocalorica, non ci stanno, o hanno reazioni di abbuffate, o al contrario Certo. mangiano meno per paura e poi però rallentano il metabolismo e tutta una serie di cose. Quindi siamo molto più complessi, no? Di quello che noi Assolutamente, spereremmo. assolutamente, anche perché noi dobbiamo anche ricordarci, a prescindere dall'ambito del fitness, che viviamo purtroppo nella famosa era della cultura della dieta, capito? Quindi ci sono tante dinamiche che si intrecciano quando parliamo di fisicità, capito? D'altronde la dieta, o comunque quando una persona si approccia a un ambito come il fitness, è molto comune che una persona si approccia appunto anche a un'alimentazione, o Certo. meglio, metta in discussione la propria. Sì. Capito? Cioè, qual è la dinamica classica? La persona che va in palestra e che chiaramente si appassiona al mondo del fitness sui social, o la persona in palestra gli dice: oh, guarda, però, visto che mangi così, magari inizia a cambiare un pochino. È ovvio che la persona mette in discussione quella che era la propria alimentazione, ammesso e non concesso che non avesse mai fatto diete prima, ok? È ovvio che nel momento in cui ti metti in discussione la tua alimentazione, ci sta che incappi in convinzioni sbagliate. Io me lo ricordo bene all'inizio, qualche anno fa, com'era l'ambito del fitness. Ora, pian pianino, anche arrivando a estremi dall'altra parte, però prima riso, pollo, Pollo, riso, broccoli, pollo, ovviamente. pollo, riso, riso, pollo. Ok, è chiaro che, come si diceva prima, bisogna sempre cercare di comprendere quanto e perché noi investiamo la nostra energia nel fare qualcosa. Io dico sempre, se a te dicessero, no, guarda, per 2 mesi devi stare a riso e pollo perché se ci stai ti si dà 10.000 euro al mese. Buono. Io lo farei, perché si fa, ok? Però è ovvio che cos'è quella? È la motivazione, nel senso è l'obiettivo. Te intraprendi una determinata strada per raggiungere un obiettivo, ma nella vita di una persona normale, come dici te, con le bollette da pagare, lo stress, i contesti sociali, eccetera, eccetera, quanta frustrazione puoi provare nel pensare di dover seguire una dieta di quel tipo? Per raggiungere degli obiettivi, sì, però nel frattempo che cosa ti perdi? Perché, come ti dicevo prima, purtroppo spesso e volentieri la persona è qui, il suo obiettivo è qua, a prescindere da dove sia, ma la persona si dimentica che da qui al suo obiettivo c'è uno spazio fatto di giorni,
fatto di stress, fatto di emozioni, fatto di relazioni, puntini, puntini, puntini. Quindi non è detto che la motivazione sia sempre al top come può essere per appunto un atleta agonista. Assolutamente. Ovviamente. Quindi chiaramente lì si pretende di intraprendere una strada molto troppo rigida rispetto a quanto io posso investire delle mie energie nel raggiungere l'obiettivo che mi sono data. È molto facile cadere così. Assolutamente. E mi fa venire in mente, no, quel che si dice, si legge da anni, no? Il tema del stile di vita. Farlo diventare uno stile di vita, no? Che ormai sembra quasi una barzelletta perché non vuol dire tutto e non vuol dire niente, però in realtà vuol dire tantissimo. Significa essere disposti ad includere un lavoro fatto di piccoli passi che poi diventano abitudini rispetto a circoscrivere noi stessi all'interno di schemi. Io Esatto. credo che ci sia una differenza enorme Assolutamente. nell'essere disposti a darsi il tempo di crescere personalmente, il che significa anche sviluppare delle abilità, impratichirsi anche in cose come mangiare meglio, che implica a sua volta avere più curiosità, acquisire più informazioni, più consapevolezza di sé, piuttosto che mettiti dentro questa casellina che vedi che sicuramente lì tu vedi i muri come sono fatti perché sono uno davanti a te, uno di qua, uno di qua, uno dietro, basta, stai tranquillo, non hai via d'uscita. Però non è cioè non è facile poi non cercare disperatamente una cavolo di finestra, o no? Assolutamente, anzi, cioè è un meccanismo psicologico assolutamente naturale dell'essere umano, si chiama reattanza cognitiva, il fatto che nel momento in cui ti senti stretto in un qualcosa che è etero imposto, autoimposto, è naturale che tu voglia fare un balzo fuori, capito? Quindi è molto facile che tu da uno schema esca completamente, sia in termini di seguo una dieta per 2 mesi e poi ciao, perché se questa è la dieta, sai che io torno al regime, allo stile di vita di prima. Sia in termini di seguo la dieta come schema e come strategia e poi boom, scoppia tutto a buffata. Ok? Perché spesso e volentieri in regimi troppo drastici la dieta troppo stretta sia in termini prettamente calorici sia in termini cognitivi, cioè a livello di fonti alimentari, può provocare queste conseguenze qui, chiaramente. Ad ogni modo, anche forse comunque una rigidità imposta da un'applicazione, a prescindere dal fatto che in teoria ti permette di includere qualsiasi cosa, basta che raggiungi il numerino a fine giornata, in realtà essa stessa può essere un trigger, no? Per Assolutamente, molte assolutamente. persone. Per quanto riguarda le applicazioni, peraltro c'è un altro discorso da fare, che le applicazioni mettono in mezzo tra la persona e il cibo una cosa meravigliosa, che sono i numeri. I numeri che sono perfetti, nel senso, i numeri sono l'eccellenza della perfezione. Il problema è che appunto vengono messi prima di un qualcosa che è meraviglioso, ma che non è perfetto, che non è rigido come quello che può essere un numero. Ok? Quindi il rischio anche in questo caso è di vedere dei limiti, di superarli e di andare molto oltre perché ormai si sono superati. Ok? Quindi questo in realtà vale un po' per tutti gli approcci dietetici, cioè può valere per tutti gli approcci dietetici, ovviamente sempre con la premessa che non tutte le diete fanno bla bla bla, ma dipende da come una persona le vive, quindi c'è sempre la testa della persona che filtra le diverse conoscenze. Ok? Però è molto comune appunto perché? Perché la dieta è una strategia, la dieta viene vista come una strategia, ok? Quindi diventa un
o sono a dieta oppure non sono a dieta, spesso e volentieri. Sì. Ed è il motivo per il quale infatti ci sono persone che provano tantissimi approcci, che cambiano nutrizionisti su nutrizionisti, preparatori su preparatori, con una continua, non dico incostanza, quanto proprio un'inquietudine, ok? Si sentono sempre irrequieti e non trovano mai una strada in cui stare in pace. Ecco, questo perché? Perché comunque non la troveranno fuori. Io dico sempre questo, no? A volte arrivano persone che per 10 anni, 15 anni della loro vita hanno fatto yo-yo, alti e bassi, tutto o nulla, e hanno alternato abbuffate, non soltanto quotidiane, ma anche periodiche, magari un intero periodo, Certo. rispetto a periodi di ipoalimentazioni e poi creare i presupposti per iniziare un nuovo percorso sperando per se stessi di resettare tutto ciò che è stato e di partire poi finalmente in un percorso perfetto. Ma non siamo, noi non siamo, non possiamo prescindere da ciò che siamo stati fino al giorno prima, no? Ed Assolutamente. è molto importante riuscire a vedersi nel presente e apprezzare i piccoli miglioramenti, perché è chiaro che, per esempio, se ci si è abbuffati fino alla settimana prima, 4-5 volte al giorno, e poi si arriva ad abbuffarsi una volta a settimana e ci si sente insoddisfatti perché ancora non si ha il corpo che si vuole, ma Esatto, cavolo! esatto. Ecco, anche in questo senso chiaramente sempre necessariamente concentrarsi sui passi in avanti e non sulle cadute, ma questo in generale nella vita, perché se io mi concentro sui miei passi in avanti, mi concentro innanzitutto sui motivi per cui li ho fatti, secondo di poi cerco di rimpinguare un pochino la mia sicurezza nelle mie capacità. Se mi focalizzo sempre solo sulle cadute, non faccio altro che ricordare a me stesso che sono un fallimento. Assolutamente. Ok? Per quanto riguarda appunto la questione delle abbuffate, chiaramente anche quello può essere un problema proprio insito nell'ambito fitness e bodybuilding, anche perché a prescindere da tutto non è una fantasia, è una realtà che tante persone nell'ambito fitness e bodybuilding vedono le abbuffate come un qualcosa di accettabile, ok? Cioè di Normale. normalizzato, ok? Di normalizzato, e questo è un grandissimo problema. Perché? Perché da che mondo è mondo, io mi ricordo all'inizio, appunto, ora pian pianino un po' meglio, però all'inizio era dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato fate la dieta e poi la domenica chi si è visto si è visto, ok? Qual è il problema però alla base di questo ragionamento? Che se io da lunedì al sabato sto a dieta, quindi sento una rigidità, una restrizione, la domenica non vedrò l'ora che arrivi la domenica per sfogarmi da quella restrizione. Mi sfogherò mediante il cibo da una restrizione di cibo. Solo che il cervello che cos'è che impara? Il cervello impara il comportamento legato alla sensazione, quindi impara che se io mi abbuffo e sento questa sensazione di leggerezza data dall'essermi sfogata da una restrizione. Questo che cosa può comportare? Che il mio cervello pian pianino impari quel comportamento come sfogo o comunque comportamento utile per gestire anche altri tipi di situazioni emotive, di stress, puntini, puntini, puntini. Chiaro. Ok? Ma perché? Perché alla base c'è una gestione del cibo come mezzo per raggiungere un obiettivo, come mezzo per sentirsi persone disciplinate, perché purtroppo c'è anche questo come pensiero in alcune persone, ovvero se io controllo il cibo, sono una persona disciplinata, meritevole e brava. Nel momento in cui io vado al di là del seminato, di un pezzettino così, sono un fallimento, sono una persona sbagliata, non merito di essere una persona di valore e quindi mi sfascio. Assolutamente. E mi trovo a leggere questi anni, guarda, veramente ho visto di tutto e di più.
Ultimamente mi sono ritrovata a leggere degli sfoghi di alcune ragazze che seguo, molto simili. Il succo in comune era questo, ossia provavo piacere nel sentire quel sapore e non riuscivo a fermarmi perché ne volevo sempre di più, no? Perché mi sentivo in colpa del fatto che io provassi piacere nel sentire quel sapore che non era previsto tra i piaceri che io dovevo provare nella vita. E io quindi leggo e dico: Sì. attenzione, attenzione, attenzione. Cioè, il fatto di provare piacere e automaticamente, no? Associarlo a sto facendo male vuol dire che c'è qualcosa da rifletterci su, perché assolutamente Sì. non credo sia, non dico normale, ma quantomeno non sia giusto per se stessi, per il proprio amor proprio, incappare in una cosa del genere. Perché se io sto provando un piacere, perché per esempio mi hanno offerto un pezzettino di un qualcosa, io sentivo proprio di volerlo assaggiare. Ok, ti concentri un attimo su co cosa sta succedendo. Ti è piaciuto tantissimo. Ok, questo che cosa ha detto di te? Che hai provato piacere per un qualcosa che ti hanno offerto e che tu hai mangiato, hai degustato e ti è piaciuto. Ma perché da qua bisogna passare a allora adesso mi sfondo? Ci sono diverse motivazioni, tante volte è anche io voglio essere una persona a dieta, quindi nel momento in cui mi concedo una determinata cosa, a quel punto ho rovinato tutto, quindi mi tolgo la voglia adesso e da domani non ci si pensa più. Cioè l'incapacità di inserire all'interno della propria alimentazione quotidiana o settimanale, che non significa ovviamente mangiare tutti i giorni 3 volte al giorno una fetta di torta, ma darsi la possibilità di scegliere nel momento in cui c'è la possibilità di mangiare quella cosa lì, capito? Nel momento in cui una persona non si dà la possibilità di scegliere, sa che deve stare a dieta, appunto, nel momento in cui si trova di fronte a qualcosa, quel qualcosa lo vuole tutto, non ci sono vie di mezzo. O non lo mangia o lo mangia, ma se lo mangia non è che lo assaggia. Chiaro. In quel momento sta rompendo la dieta, non sta assaporando una fettina di torta. Chiaro. Sta sbagliando, non sta assaporando una fettina di torta. Sta perdendo il proprio valore personale. Assolutamente, assolutamente. Ed è incredibile quanto sia comune. Quindi questo è un discorso importantissimo perché non riguarda solo questo settore. Come abbiamo detto No, prima, è assolutamente. chiaro che un settore che fa dell'alimentazione uno dei propri pilastri. E poi, attenzione, alimentazione. Bisogna sempre contestualizzare perché qual è l'obiettivo finale? Se l'obiettivo finale è quello di essere una persona in salute che si gode la vita e che hai il fitness come elemento della propria vita, ma non come unico elemento della propria vita, allora tutto in realtà comincia ad assumere delle forme un pochino più, Sì. no? Ecco, diverse rispetto a quella che può essere una strada a senso unico. E io vedo quanta differenza c'è in questo, no? Perché poi non si riesce più a vedere tutte le altre porte che abbiamo aperte. No? La famiglia, le esperienze, i contesti diversi, quello che vogliamo per noi stessi. E ci si perde tanto della propria realtà, di noi stessi anche. Come dici tu, appunto, alla fine è una fetta di torta che determina il nostro valore. Che se tu magari glielo vai a spiegare lì per lì quando è successo, no? Il fatto che appunto una persona ha iniziato a dubitare di sé per tutta la torta che si è mangiato, lui pensa: vabbè, ma è chiaro che io sia un fallimento, guarda cosa ho fatto, cioè rispetto a una persona che ha ottenuto i successi nella vita, quella sicuramente non lo fa, io invece, guarda, ho rovinato tutto, erano 8 giorni che ero a dieta, guarda che ho combinato. Sì. E attenzione, poi veramente non si arriva mai da nessuna parte, perché come appunto dicevi tu, quell'obiettivo che vediamo lì, che vogliamo vedere, no? È fatto di tanti piccoli passaggi. E magari, correggimi se sbaglio,
quella torta è parte dei passaggi, perché magari prima di quella torta ce ne sono state tante altre più spesso. Certo. Quindi è molto difficile, però, come posso dire, per questo forse sei d'accordo con me, quando uno vuole cambiare, vuole evolvere, no? Vuole per se stesso un miglioramento, questo non può prescindere da più figure, specialmente se si hanno delle difficoltà. Io dico sempre questo, non è Assolutamente. il personal trainer che non ti fa mangiare quella fetta di torta, non è solo un percorso psicologico che ti aiuta a migliorare. Quindi ecco, È una squadra, è una squadra, è uno sport individuale di squadra, è una disciplina individuale ma di squadra in cui diverse figure sulla base delle necessità devono collaborare per cercare appunto di coltivare il benessere di quella persona a 360 gradi. assolutamente, però chiaramente bisogna fare informazione e far sì che queste persone abbiano questa consapevolezza, perché molto spesso Certo. capita, io penso che anche tu ne avrai sentiti tutte di più, appunto, di persone che trovano il nutrizionista, dopodiché è il nutrizionista che deve risolvere tutti i problemi della loro vita. Eh sì, si ricerca diciamo la figura di salvataggio e senza rendersi conto appunto che abbiamo bisogno di un qualcosa di un pochino più complesso. Al netto del fatto che mi duole dirlo, però ora pian pianino meglio, però la figura dello psicologo non era particolarmente ben vista, o comunque ci sono anche tanti pregiudizi dietro appunto alla figura dello psicologo. E quello che io cerco di portare sui social, innanzitutto, è anche il mio lato umano, perché tante volte lo psicologo viene visto quasi come una figura Il mitologica, santone. E poi anche il fatto che dallo psicologo non si deve andare solo quando si ha dei problemi devastanti, anzi, sono proprio i problemi che si insinuano nel nostro quotidiano in un determinato momento della nostra vita che vanno cercati di scalzare, proprio perché, come dico sempre io, anche parlando, di disturbi alimentari, no? Se te sei anoressica, bulimica o soffri di binge, è chiaro che tutto il contesto intorno a te se ne rende conto e cerca di spingerti verso. Poi è chiaro che deve essere la persona a voler intraprendere un percorso, però è un qualcosa di molto più esplicito, Certo. ok? Mentre ci sono tante problematiche, ma appunto anche e soprattutto anche derivanti dal mondo del fitness, eccetera, eccetera, che sono molto più subdole, perché magari una persona in perfetto normopeso ha una guerra dentro che si tiene perché io sono normopeso, non ho mica problemi, capito? Oppure, sì, io, vabbè, non mangio i dolci, però non è mica un problema. Oppure, sì, io mi ammazzo di sensi di colpa dopo aver mangiato una pizza, però non sarà mica un problema. E invece sì, sono problemi, perché sono problemi che si incastrano in ogni benedetto giorno della vita di una persona. Capito? Chiaramente. Anche la questione dei famosi sensi di colpa, che Sì. ti volevo dare l'assist prima. Quando parlavamo di abbuffate, perché in realtà le abbuffate non sono l'unico problema. C'è anche il problema che quando una persona inizia a seguire una dieta, inizia a seguire delle diete, inizia ad assorbire informazioni, convinzioni. Tante volte, nel momento in cui pensa di poter andare al di fuori di quello che sostiene essere giusto, anche un cioccolatino diventa un problema. Non la scatola di cioccolatini, un cioccolatino. Anche una pizza può diventare un problema. Anche una brioche, sia perché grassi, saturi, zuccheri, bla 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 bla, sia perché, oddio, ma io sto provando piacere nel mangiare. Allora però sono una persona che prova piacere nel mangiare. Ma che persona sono? Non Certo. si deve provare piacere nel Oppure mangiare. allora mi sto È allontanando dal mio peccato. obiettivo, perché se io Anche. trovo enjoyable, trovo
godurioso il fatto che sto andando fuori da quello che è lo schema che ho pronto qua per me, allora mi sto sicuramente allontanando dal mio obiettivo. E purtroppo mi dispiace dirlo, ma non è un approccio fatto con i macronutrienti che risolve questo problema, per tutta una serie di discorsi. Per carità, può essere lo strumento d'aiuto per Può tante essere un persone. ottimo compromesso, può essere un ottimo Un ottimo compromesso. compromesso per chi ha la capacità poi di non diventare schiavo, perché ha la capacità di imparare, di voler imparare qualcosa da questo strumento che effettivamente comunque è molto utile, ci dà informazioni nutrizionali, Certo. anche di micronutrienti, ma se tu chiedi a una persona che utilizza l'app se ha imparato qualcosa, insomma, se è andata a Ecco, vedere. infatti stai toccando un'altra cosa importante. Quando io ti ho detto ottimo compromesso, mettendolo tra virgolette, ovviamente ero ironica. Perché? Perché, come dici te, l'applicazione certe volte viene approcciata a persone che hanno tante rigidità dal punto di vista nutrizionale, che dicono, sai cosa, però rigidità per rigidità cerchiamo di ampliare il campo, nel senso, invece di mangiare sempre quelle quattro cose, ne mangiamo 8 o 10. Qual è il problema? Che nonostante tutto, te sei succube di qualcosa che ti concede o non ti concede di mangiare cosa vuoi, ma è lui che ti concede di mangiare il gelato, per dire. Non sei te che dici scelgo di mangiare il gelato. E attenzione, l'incapacità di gestire quanto ne voglio. Esatto, Perché comunque esatto. sia, è un inganno per la mente. Guarda, io mi ci metto in mezzo perché io stessa mi ricordo anni fa, ma sì, dai, proviamo questa cosa di MyFitnessPal. Ho scaricato, ho detto, ma facciamo la versione premium. No, guarda, non sono sicura che su di me non funziona. Proviamo lo stesso. E allora vedevo lì, no? E che ne so, mi andava il gelato. Dico, vabbè, dai, quanto c'ho oggi? Vabbè, ok, inseriamo il gelato. Dico, aspetta un attimo, ma a me ne va di più. E mo che faccio? Lo mangio, non lo segno? O ne mangio meno così rientro nei macros? Poi la mia testa è, ma vaffanculo, ma io lo mangio e basta. Però il ne prendo quanto voglio non necessariamente significa che tu stai avendo una buffata, perché anche lì, Assolutamente. se tu vuoi farti una cena fuori senza considerare, no? Oppure vuoi preparare una cosa a casa, ma perché non puoi semplicemente dire a te stessa, vabbè, senti, io però sono piena, sto a posto, hai mangiato di più o di meno rispetto a quello che avresti dovuto in quella giornata? E vabbè, chi se ne frega quanto è stato? E questo, non, io quello che cerco sempre di trasmettere, o comunque anche alle ragazze che seguo, che mi raccontano delle loro cose, di quello che fanno e tutto. Ma non bisogna per forza andare a cercare la compensazione. Compensazione da cosa? Cioè quello che tu hai mangiato, il quanto hai mangiato, non è reale. Perché non è il singolo pasto, non è il complesso di pasto. Ci sei tu nella tua cavolo di vita e purtroppo noi non abbiamo il controllo anche della nostra digestione, della nostra assimilazione di Sì. nutrienti. Capisci? Quindi l'app. Ok, sì, va bene, ma a cosa ti porta poi? Oltre al fatto che l'applicazione tende qualche volta anche a fungere in un'altra maniera, io la chiamo la sindrome del parco giochi, cioè quando una persona appunto ha seguito parecchie diete che sono limitate dal punto di vista magari degli alimenti, ma che poi voglio dire, anche l'alimentazione di chiunque è più o meno limitata dal punto di vista degli alimenti. Siamo persone abitudinarie e Brava! quindi più o meno mangiamo sempre quelle cose lì. Il problema qual è? Che nel momento in cui magari una persona ha seguito 3, 4, 5 diete limitate dal punto di vista degli alimenti, dice no, che spettacolo! Cioè in questa cosa posso inserire qualsiasi cosa mi vada. Il problema è che magari quella persona ha vissuto talmente tanta restrizione cognitiva nel periodo precedente che gli vanno talmente tante cose da passare ore e ore nell'arco del quotidiano sull'applicazione a cambiare i pezzettini di sto Tetris Incastrando per tutto. incastrare. No, allora aspetta, mi vanno gli gnocchi, no, forse meglio i tortellini, no, però aspetta, oltre a un'altra cosa, che nel momento in cui te utilizzi l'applicazione non ti puoi permettere di mangiare qualcosa senza i valori nutrizionali. E questo è molto un problema, un grandissimo problema, perché Adesso la ricotta non la prendi al banco io non gastronomia, esiste devi prenderla al banco frigo perché con c'è scritto l'etichetta lì. nutrizionale.
Allora, caro, io ti giuro sulla mia esistenza che tuttora, anche a volte con le stesse persone che magari seguiamo da anni, ci troviamo a discutere, a litigare, perché poi noi non siamo così, pane al pane, vino al vino, a litigare perché loro dicono, ma io ho inserito il riso Scotti, non ha il valore del riso Barilla. E quindi tu... Ecco, lo vogliamo dire, io non so quanto sia l'errore, se non mi sbaglio, è un 20%. Le aziende possono sbagliare i valori nutrizionali del 20%. Aspetta, non solo questo. Allora, sì, errore, pensa su alimenti che sono poco processati, come può essere appunto un riso integrale o un pochino più processati Assolutamente. come il riso bianco. Ma pensa se vai a cercarti i biscotti, le merendine, no? E tu pensi che quei 26 grammi di carboidrati di quella barrettina siano reali? Quel 26 non è niente, potrebbe essere molto di più, molto di meno. Eppure è più facile per la mente umana, forse, che vuole quello, sentirsi rassicurata da quel numerino, perché dice Certo, io ce l'ho. brava. È esattamente la rassicurazione, il potersi permettere di. Capito? Tu dici, sì, vabbè, però è meglio quello che non sapere proprio niente. Ma no, ma cavolo, ma tu vai a vedere che cosa ti mangi, ma perché veramente mi stai dicendo che la ricotta, che cosa c'è, la vallelata rispetto alla ricotta del pecoraro è più buona? Ma che stai a dire? O no? Cioè, ti va la ricotta? Certo. Oppure la mucca che ha fatto la ricotta vallelata, in che condizioni di vita è stata rispetto a quella che ha pascolato? E non è attenzione, un discorso soltanto di qualità, che bisogna mangiare solo cibo di qualità, il cibo... È commestibile, lo possiamo mangiare, siamo in grado di disintossicarci da soli anche senza prendere roba detox, perché il nostro corpo ha tutte le funzioni che portano a funzioni detox. Però caspita, ma te ne rendi conto anche solo dal sapore che una cosa è più buona, no? Certo. Faccio un esempio, qui la verdura, caspita, anche se mi arriva dalla Spagna, io ti assicuro che rispetto ai pomodori che mandavo a prendere dal contadino, ecco proprio Lo credo. non ci siamo. Però tu dici, vabbè, a queste persone come le aiutiamo? E poi soprattutto, guarda, io come personal trainer proprio non posso veramente fare molto. Allora, faccio un'altra parentesi sulle applicazioni e poi chiudo. Anche il fatto che si inculchi nella mente delle persone l'idea che il corpo vada a gettoni, cioè un gettone verde, due gettoni arancioni e tre gialli ogni giorno, non è giusto perché le persone certe volte si muovono di più, certe volte si muovono di meno. Io dico sempre, ma quando te fai l'amore, magari hai sprecato, hai consumato 300 calorie, quindi non lo sai quanto in realtà il tuo corpo ha necessità quel giorno. E non è detto che il tuo corpo abbia bisogno di 127 grammi di proteine, magari ne ha bisogno di 92, sono tutte teorie. Il nostro corpo, nei limiti del non eccesso, riesce ad adattarsi da solo, non è scemo. Non è una macchina, ma è appunto un qualcosa di molto più morbido rispetto a quello che noi ci vogliamo, di cui ci vogliamo Certo. convincere, capito? Quello che io dico sempre è che appunto in questi casi non è una alimentazione che risolve le cose, è proprio pian pianino il cercare di ammorbidire e evolvere il nostro concetto di cibo e il nostro rapporto con il cibo, capito? Perché, per esempio, tante persone, come dicevi prima, te dicevi sapere e non sapere, no? A me tante persone spesso dicono, io vorrei non sapere tante cose, vorrei non sapere più i valori nutrizionali del cibo. E dico sempre, al netto del fatto che il nostro cervello non si dimentica delle cose, perché non è che... Purtroppo se si dimentica di alcune cose diventa un problema da un altro punto di vista, ok? Però cerchiamo di farne punti di forza, nel senso, io dico sempre, se le informazioni, tutte le informazioni fossero disfunzionali nel rapporto con il cibo di una persona, noi vivremmo in un mondo in cui tutti i nutrizionisti avrebbero disturbi alimentari, ok? In realtà non è così, ma perché? Perché il nutrizionista cosa fa? Sa le cose, ma si ricorda che
intorno a tutta la teoria, o meglio, nel concreto, nella pratica quotidiana, la teoria non è nient'altro che l'aria intorno al cibo, ok? Quindi io non mangio, che ne so, la ricotta perché carboidrati, proteine, grassi, o perché ha grassi buoni, grassi cattivi, eccetera, eccetera, eccetera. Mangio la ricotta ovviamente contestualizzandola all'interno della mia alimentazione perché mi piace, Chiaro. ok? Questo non significa chiaramente che io possa contestualizzare nel quotidiano il profiterol perché mi piace. Saprò che il profiterol non è giusto, sbagliato, non è pulito, sporco, non è meglio, peggio, è da contestualizzare all'interno della mia alimentazione. Lo mangerò quando mi viene proposto, quando vado in pasticceria a prendere un dolcino o al ristorante, ok? Non lo mangerò al posto delle zucchine come contorno al tofu, ok? Assolutamente un po' di, questo no? Un po' di conoscenza chiaramente delle fonti della sana alimentazione. Consapevolezza, consapevolezza. Consapevolezza assolutamente, ed è la ragione per la quale, però, se tu stai, se hai voglia del profiterol, non devi andare a stressare tutti i pori pasticceri della tua zona per sapere esattamente gli ingredienti che hanno utilizzato in che quantità per riuscire a calcolarti il profiterol che ti devi mangiare. Perché io ti assicuro, che se tanti ristoratori italiani potessero parlare, ci sarebbe una tragedia. Perché ormai siamo arrivati al punto che, ora, persona normale, io ti parlo di influencer, che chiaramente poi devono andare anche a dimostrare che sono rimasti nei macros, che appunto grazie al fatto che hanno chiesto alla pasticceria X, eccetera, loro riescono tranquillamente ad avere una vita fatta di tanti sapori ed essere fighissimi agli occhi dei propri fan. Ed è tutto molto bello, però dall'altra parte hai una persona che magari sta cercando di capire se quel profiterol dice qualcosa di sé oppure no. O se effettivamente, Esatto. o perché ha voglia di profiterol, o se il fatto di aver voglia di profiterol significa che è meno meritevole di rispetto, amore, stima, bla bla bla. Ecco, io volevo anche aprire una parentesi rispetto alla questione del valore e del giudizio. Anche sui social stessi, spesso e volentieri, alcune persone che tengono la dieta fanno passare questo messaggio, nel senso io tengo la dieta, sono bravo, se te non tieni la dieta, se te non sei in grado di, se te ti lasci andare a, sei meno bravo, ok? Subdolamente questi messaggi Arrivano. vengono, cioè è ovvio che poi dipende da chi li prende, perché se a me lanci un messaggio, io posso scegliere se prenderlo o dire sì, vabbè, senti, io il profiterol me lo mangio uguale. Ma se io chiaramente sono un pochino più fragile, è molto più facile che lo prenda e mi metta in discussione. Assolutamente. Capito? Assolutamente. Ed è poi chiaramente il tema del confronto con un altro che in realtà non è un altro reale, perché noi non viviamo insieme a lui e non sappiamo lui che cosa l'ha portato fino a quel punto, non sappiamo qual è la sua storia e le sue verità, i suoi valori e tutto quello che fa parte di una Certo. persona. Però come dici tu è chiaramente molto difficile e col tempo è molto difficile mostrarsi per ciò che si è e comunque, avere, come posso dire, un approccio che è inclusivo di tutto, nei limiti chiaramente che sono poi soggettivi delle proprie conoscenze, delle proprie consapevolezze. E lì ti viene detto: ma tu come fai? Tu mangiare intuitivamente che significa? No? Ci devono cercare sempre di incasellare, Certo. dimenticandosi che noi esseri umani non possiamo essere incasellati, cioè essere intuitivi non significa niente, essere flessibili può non significare niente Esatto. se non Sono significa. solo etichette, sono solo etichette o appunto modi per denominare qualcosa, ma è tutto molto individuale, perché appunto io spesso leggo o sento persone dire se io mangio
mangiassi in maniera intuitiva, mangerei solo dolci. No, l'intuito non è quello. Quello eventualmente potrebbe essere l'impulso conseguentemente ad alcune problematiche, ma l'intuito significa anche che io mi ascolto e a quell'ascolto ci metto accanto un pochino di consapevolezza, perché anch'io tutte le mattine quando mi alzo andrei alle Canarie a passare la giornata, ma a quell'istinto ci metto accanto altre cose e dico, sai cosa? Magari mi Esatto. metto a lavorare, ok? Così poi ci vado alle Quindi, cioè, Canarie. esatto, ci vogliono due cose tutte insieme, quindi è ovvio che è un lavoro. Ecco, un'altra cosa che le persone spesso non accettano è l'idea che se abbiamo delle problematiche, delle rigidità, delle situazioni irrisolte, ci vuole tempo. Un'evoluzione è un qualcosa di quotidiano che implica esercizio, consapevolezza, costanza. Beh, con un obiettivo, quello del mio benessere, benessere fisico, psicologico, chiaramente, capito? Però ci vuole tempo. E questo secondo te può essere in parte legato a una ricerca di soddisfazione immediata e no? Assolutamente, assolutamente, ma questo è insito nell'essere umano, eh. Cioè l'essere umano vuole Tutto è subito. tutto subito, cioè la soddisfazione immediata, ovviamente. Capito? Ed è anche il motivo per cui spesso e volentieri tante diete falliscono. Perché? Perché appunto io investo per un obiettivo, però investo, patisco la restrizione, patisco la frustrazione di fare qualcosa che è troppo diverso da quello a cui ero, che ero abituato a fare. Dai un giorno, dai 2 giorni, dai 3 giorni, al quarto giorno io non ho raggiunto l'obiettivo, ma ho investito un sacco di energie. Basta, ciao. Ok. Infatti anche lì mi fai tornare in mente un qualcosa che io mi trovo a dire spesso, no? Avere diritti e doveri nei confronti degli altri e nei confronti di se stessi. Cioè il fatto di effettivamente, no? Anche avere dei doveri nei nostri confronti, il che non significa necessariamente privarsi di tot grammi di quello, di questa fonte per raggiungere quell'obiettivo, ma significa trovare le forze per lavorare su più aspetti della nostra vita, e volerlo Esatto. fare, darsi tempo e voler effettivamente crescere. Perché Perché tanto, come si dice, il tempo passa lo stesso. quello è. Quindi può passare cercando di svolazzare e spiaccicarsi in terra, svolazzando e spiaccicarsi in terra, può passare imparando a camminare, imparando a stare in piedi, a camminare, a correre e poi magari a volare. Capito? E perdonami se ti interrompo e introduco questa cosa che mi è venuta in mente adesso, però credo sia importante. Così come magari si fanno delle scelte, no? Per esempio di andare subito dal chirurgo rispetto a cercare un sostegno psicologico e nutrizionale per perdere tot chili o trasformarsi in un certo modo, anche ovviamente personal trainer, eccetera. Oppure ricorrere immediatamente a farmaci per raggiungere quello scopo, e il nostro settore più che mai, perché vengono poi affront vengono affrontati come se fossero caramelle della serie. Vabbè, ma tu stai tranquilla, se devi dimagrire, fatti un po' di dieta, ti mangi riso e pollo, Eh ti sì. prendi questa cosa e improvvisamente ci arrivi. Molto male, perché poi ci troviamo di fronte a delle catastrofi, a delle persone che sono rovinate, e non parlo di come posso dire, conseguenze a livello fisico e di salute, che chiaramente ci sono, però voglio un attimino soffermarmi su un altro aspetto, rovinate Certo, anche a livello psicologico. da un punto di vista psicologico, perché poi quel breve lasso di tempo che le ha condotte da essere in un modo ad essere in un altro modo non è stato tempo di qualità, non hanno imparato niente, e ciò che faranno dopo aver preso tot chili di rebound sarà ripetere gli stessi errori e poi cercare salvezza da altri preparatori che magari poi ti propinano sempre la stessa cosa. E per esempio andare poi incontro a un'estrema, infinita frustrazione quando effettivamente ti metti nelle mani giuste e vedi che il lavoro da fare è un altro. E trovo
purtroppo mi trovo a dover poi gestire Sì, situazioni. sai, lì c'è anche un'altra questione del mezzo, ovvero il fatto appunto della dipendenza dalla propria immagine corporea, nel senso che appunto una persona inizia a utilizzare qualcosa, inizia ad utilizzare qualcosa, si vede in un determinato modo e non accetta più l'idea di poter tornare indietro e questo chiaramente diventa un problema. Diventa un problema perché un utilizzo nel tempo porta a conseguenze, eccetera, 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 che sono conseguenze che in alcuni casi non possono essere scavalcate, capito? Non Assolutamente. possono essere aggiustate, capito? Quindi questo al netto di assolutamente non stiamo No, giudicando, no, non stiamo no, mettendo in discussione la questione dei farmaci perché non vogliamo fermarci su questo no. e quello Assolutamente, che... è soltanto un Però, problema. però chiaramente la dipendenza dall'immagine che peraltro c'è anche in persone che non utilizzano i farmaci, nel senso che appunto io l'ho sentito dire spesso. Mi sono vista sul palco e poi dopo aver visto quella cosa, quell'immagine di me, non sono riuscita ad accettare l'idea di poter tornare indietro, di dover tornare indietro, perché chiaramente quella deve essere una condizione momentanea, capito? Solo che qual è il problema? Che una persona paradossalmente dopo essere scesa da un palco e quindi aver ripreso una fisicità un attimino più normale per chiaramente cercare di mantenere la propria salute, si vede molto peggio rispetto a come si vedeva prima di iniziare tutto. Perché prima la propria immagine corporea non era così importante, non ci si focalizzava così tanto. E non l'aveva portata a un successo, oltre a quel punto ad aver visto un'immagine di sé che prima magari nemmeno aveva nei sogni. Quindi ci sono tante questioni psicologiche che stanno dietro e dentro a questo contesto, Sì. perché si innescano poi da quel punto in poi tanti meccanismi disfunzionali che portano la persona a vivere tanto male con se stessa nel proprio quotidiano, a vivere tanto male con se stessa, il proprio corpo e il cibo. E poi mi viene in mente anche il fatto di non dover necessariamente considerare il vedersi bene con il sentirsi bene, perché mi è capitato molto spesso di parlare con persone che mi dicono e mi dicevano: ma io quando stavo così mi vedevo benissimo, al che io chiedo: e come stavi? E ti rispondono: non lo so, io magari ribadisco, ma vivevi, hai vissuto bene quel viaggio? Io quando stavo in quel posto, guarda, ero così e ero fantastica e tutto. Beh, ma come stavi? Che ti ricordi di quel viaggio? Mi ricordo il dolce che non ho provato, mi ricordo quel pomeriggio che non ho vissuto bene in spiaggia perché mi sentivo la pancia un po' gonfia. Allora, attenzione, perché lo stare bene, vedersi bene, può essere un tutt'uno se appunto si è padroni, si è consapevoli di se stessi e si vuole stare con se stessi. Se si vuole stare solo con la propria immagine, allora non è detto che questo includa lo stare bene, effettivamente il viversi la propria vita. E quindi chiedo a te, Certo. magari il ostinarsi a voler vivere nella propria immagine non è forse una fuga da se stessi per tutta magari una serie di... Assolutamente, assolutamente, è cercare una soddisfazione in un qualcosa perché si pensa di non poterla trovare in qualcos'altro o perché si pensa che quella sia la base per ottenere qualche altra soddisfazione. Cioè, fino a che non ho raggiunto quella fisicità lì, non mi posso permettere di essere soddisfatta di qualcos'altro. Capito? Oltre al fatto che ormai la maggior parte delle persone è come se non accettasse nemmeno più l'idea di potersi vedere male ogni tanto, cioè, il nostro fisico è variabile di giorno in giorno, oltre al fatto che noi donne a maggior ragione abbiamo degli ormoni che ci cambiano l'umore di giorno in giorno e spesso e volentieri il nostro umore e il nostro umore negativo influisce sul modo in cui noi ci vediamo allo specchio la mattina.
Il problema qual è? Innanzitutto, se io passo davanti allo specchio 5 ore al giorno, 5 ore al giorno, è chiaro che darò al mio cervello una visione un pochino tanto corpocentrica della vita. E poi l'altro problema è se io mi guardo allo specchio e mi vedo male un giorno perché mi vedo male o per il mio cervello o perché realmente il mio corpo, che ne so, è ritensionato. Un discorso è dire, boh, vabbè, mamma mia, oggi non ci siamo proprio, però vabbè, mi vesto e vado a fare quello che devo fare. Un altro è vivere con il gufetto sulla spalla che ti ricorda, mamma mia, come, mamma mia, ti ricordi stamattina com'eri? Sentiti a disagio, non... sentiti a disagio perché non sei perfetta, non vai bene e quindi chissà cosa penseranno gli altri, puntini, puntini, puntini. Come se tu ti muovessi nel mondo sulla base della tua immagine corporea. Fortunatamente siamo anche tanto altro. Fortunatamente tutte le altre persone non ci guardano solo per il nostro fuori. Anzi, un'altra cosa relativamente al sentirsi bene, mi aggancio a quello che dicevi prima. Spesso le persone mi dicono, perché quando ero in forma tutte le altre persone stavo benissimo, le altre persone si avvicinavano a me, mi sentivo bene, gli altri erano molto più gentili con me. Spesso non è un riflesso del proprio corpo, spesso è il riflesso di come noi ci sentiamo in un corpo di un certo tipo, quindi più aperti, più solari, eccetera, eccetera, che porta le altre persone ovviamente a essere nei nostri confronti aperti, solari, eccetera, eccetera. Ma questo non significa che noi dobbiamo essere belli per sentirci bene, per stare bene in mezzo agli altri. Questo significa che se noi cerchiamo di essere aperti e solari, a prescindere dal nostro corpo, vivremo bene in mezzo agli altri comunque. A Certo. prescindere dal buchino di cellulite, a prescindere dal seno piccolo, a prescindere dal fatto che non abbiamo l'addome squartato, perché agli altri del nostro addome squartato non voglio essere volgare, però avete capito. Eh beh, sì, anche perché magari il fatto che siamo noi a concentrarci sul nostro addome che non è squartato o a notare tutti i nostri difetti ci fa pensare che anche gli altri allora le notino, no? Perché siccome siamo noi a Assolutamente. notarli, noi la mattina ci mettiamo lì e facciamo la lista, se era la oggi ho questo, questo, questo e Il quell'altro. focus, è esattamente il focus, uno dei grandissimi problemi delle persone. E poi, no, ti vai a perdere, ti vai a perdere... Quando parlo di potenziale inespresso e di quanto a volte queste problematiche, come dici tu, nel quotidiano, che magari non sono eclatanti, perché non sono quegli eventi che ti sconvolgono e che ti dicono devo assolutamente rivolgermi a uno psicologo, ma quanto in realtà ti blocchino come persona, quanto siano invece Certo. molto gravi, vadano affrontati, perché noi siamo, cioè il nostro, la nostra vita è fatta di quotidiano. E se noi non vogliamo stare con noi stessi nel quotidiano, no? Come possiamo pensare di sviluppare certe capacità, prenderci piccole e grandi soddisfazioni nella vita se il nostro obiettivo è soltanto quello di ricordare a noi stessi quanto ci facciamo schifo? Esatto. Ecco, quindi sì, sicuramente poi ogni percorso è un percorso a sé e ognuno ha il suo trascorso, le sue ferite e tutto quanto, però ecco, è vitale riuscire a trovare la forza di notare queste cose che non ci fanno vivere bene e affrontarle, prenderle di petto subito, a prescindere dall'obiettivo che si vuole raggiungere, che può essere un Certo. dimagrimento o non. Che poi no, appunto siamo lì, la abbuffata, comunque, per esempio, per tornare al discorso della abbuffata, che cos'è? È un'azione che comunque noi stiamo compiendo e che qualcosa ce la sta dicendo. È un comportamento che noi dobbiamo ascoltare, ma infatti spesso e volentieri le persone si fregano proprio lì, si concentrano sul comportamento, sulle conseguenze del comportamento nella pratica, sul massacrarsi di sensi di colpa, ma non accettano l'idea di ascoltare dentro di sé che cosa gli sta dicendo questa buffata, sia in termini di gestione delle emozioni, sia in termini di rapporto con il cibo, da tanti punti di vista. Chiaramente. Vedi una speranza in questo settore, vedi che...
Assolutamente, assolutamente. Vedo una speranza nelle persone che si vogliono mettere in discussione appunto per migliorare il proprio benessere psicologico e via via col tempo mi rendo conto di quanto anche parlare di certe cose sui social sia da parte mia ma anche da parte di altre persone faccia pian piano capire alle persone che innanzitutto non sono da sole, perché sono problematiche che se prima venivano viste come oddio, io ho questo problema, mi sa che sono l'unico. E invece no, sono problemi molto comuni. A me ogni volta che scrivo un post mi arrivano X messaggi che mi dicono: ah, sembra che te mi leggi dentro, sembra che... No, non è che sembra, sembra perché ci sono tante persone che provano la stessa cosa. Quindi io non è che sto scrivendo direttamente a te, sto scrivendo a te per farti capire che non sei da sola e certe dinamiche si possono cambiare perché appunto la salute è un pieno stato di benessere, non assenza di malattia e basta. Quindi io per essere sano non è che devo non avere malattie, io voglio stare bene, voglio essere soddisfatto della mia vita, voglio sorridere, voglio respirare quello che ho intorno da tutti i punti di vista. E mi viene in mente, caro, un'altra cosa, è il fatto che comunque se si sceglie di fare qualcosa, come per esempio cambiare approccio in alimentazione, allenarsi, scegliere l'attività che si vuole fare e tutto, no? Ci deve essere un ritorno che non deve essere necessariamente, cioè il ritorno non è solo legato al miglioramento della propria immagine. Cioè io mi auguro che chi sceglie, per esempio, di allenarsi in sala pesi e fare un percorso diverso, addirittura fare bodybuilding proprio come disciplina da portarsi nella vita, a prescindere dalle gare, lo faccia perché gli piace, perché prova soddisfazione, Esatto. piacere. Ecco, un'altra cosa e mi Sì. aggancio anche a quello che si diceva prima relativamente alla dieta, all'investimento di energie, eccetera, eccetera. È vero che l'essere umano è fatto per la soddisfazione immediata, però è anche vero, proprio come dici te adesso, che nel momento in cui io mi pongo un obiettivo nel lungo periodo, se io faccio tutto per raggiungere quell'obiettivo, ma quel tutto mi pesa e mi fa schifo, io duro un mese, 2 mesi, specialmente se l'obiettivo appunto è una motivazione esterna, cioè io devo essere bella perché devo piacere agli altri, io devo essere bella perché se io invece, dandomi un obiettivo, riesco a trarre soddisfazione, beneficio e benessere in ogni azione quotidiana faccio per arrivare a quell'obiettivo, me la vivrò molto meglio Caspita, ed sarà certo. molto più facile che a quell'obiettivo ci arrivo con soddisfazione, capito? Assolutamente, assolutamente, non posso che essere più E con d'accordo. l'alimentazione è esattamente la stessa Ma cosa. certo, perché sennò veramente non, io dico sempre, puoi avere tra le mani la dieta migliore del mondo, fatta dal professionista pluripagato, il migliore del mondo, l'allenamento perfetto, eccetera, e non metterlo in pratica, non riuscire a mettere, non proverai, non avrai nessun giovamento, non puoi averlo. Se ti massacri Assolutamente. continuamente, non puoi averlo. E se non capisci questo, nessun obiettivo che veramente che credi di aver raggiunto, l'hai veramente raggiunto. Perché parliamoci chiaro, quando dicono, eh sì, ho perso quei tot chili, però poi li ho ripresi subito. Questo è quante volte lo sentiamo dire. Oppure, ah sì, ho fatto quella gara, ero perfetta, poi però io ho ripresi tutti i 15 kg che avevo perso per prepararmi. Perché? Perché non abbiamo assorbito abitudini, non abbiamo assorbito un determinato modo di pensare funzionale al mantenerlo il nostro obiettivo, oltre che raggiungerlo, perché sembra assurdo, ma raggiungerlo è quasi la parte più facile. Il Eh problema sì. è Brava, mantenere un determinato status. E non perché? parlo solo una questione estetica, chiaramente. Perché parliamoci chiaro, come hai detto tu, se tu ti fissi un obiettivo, ora ti do 10.000 euro al mese se fai questa cosa. Ok, io penso che se uno lo vuole fare, no? Sì, è motivato. Esatto. Oppure hai, so, ho il matrimonio, oppure ho quell'evento, ho la gara, eccetera. Perfetto, tu hai ben chiaro. Esatto. E poi soprattutto ti viene come messo davanti questo scenario, ossia tu devi fare tot sacrifici, però non ti preoccupare perché a fronte di tutta la tua vita,
Sono sacrifici in un breve periodo, no? Tu, se ti concentri, mangi solo queste cose o stai solo a queste cose, tu ce la fai. E allora una persona dice: vabbè, aspetta un attimo, però, se non è una cosa che mi porta via anni, ma lo posso fare, dai, che ci vuole? 3 mesi? Attenzione, il che ci vuole, perché poi comunque sei. Ti trovi di nuovo solo con te stesso ad affrontare le stesse sfide quotidiane, che possono essere sfide enormi o la fetta di torta che ti viene posta davanti, che per alcuni può diventare il dramma della giornata, cioè rovinarsi la giornata, capito? E non riuscire a vederla per ciò che è. Ma infatti, sempre parlando appunto di motivazione, purtroppo le gare di bodybuilding spesso e volentieri sono la motivazione che alcune persone scelgono per evitare un rapporto con il cibo disfunzionale. Per esempio, appunto, le abbuffate. Ci sono anche alcuni studi scientifici che hanno dimostrato quanto alcune persone che soffrivano di problemi di questo tipo, quindi di discontrollo, nel momento in cui avevano una motivazione che poteva essere una gara, riuscivano a evitare le abbuffate. Ma come dico sempre io, quando te hai un ombrello bucato, non puoi andare in un posto coperto o sperare che non piova, devi cercare di aggiustare i buchini nell'ombrello. Certo. Allora, Perché poi le gare finiscono, perché poi le luci si assolutamente. spengono e perché poi la fetta di torta è lì e se te non te la sai gestire o rimani a dieta tutta la vita oppure un po' di gola ti fa e specialmente se non hai più una motivazione rischi che diventi un problema. Assolutamente. Allora, mi trovi perfettamente d'accordo e ci tengo anche a dire, per chi ci ascolta e magari si vuole avvicinare a questo settore, eccetera, che non è necessariamente così per tutti incappare nelle abbuffate perché si è preparato in una gara o dopo la gara, eccetera. Non è che tutti gli atleti vivono questo elemento allo stesso modo, ma No, che. assolutamente. Ok, ma bisogna sempre ricordarsi chi siamo noi rispetto a ciò che sono, a ciò che sono loro, perché magari per una persona per la quale è estremamente facile anche mangiare solo certe cose, Certo. però questo non significa che necessariamente noi siamo così e quindi di conseguenza. Assolutamente. Ma guarda, io, cioè, ma questo in generale nella vita, a prescindere da bodybuilding, fitness, io mi ricordo quando ho conosciuto Francesco, mio Sì, marito, salutalo. che lui mangiava ogni giorno a pranzo e cena riso e pollo. E la cosa più, cioè, la cosa più wow che poteva fare era al posto del riso mangiare la pasta, pasta e pollo. E io quando l'ho conosciuto ho detto no, cioè, no, non puoi mangiare così, ma perché? Perché a me piace tantissimo mangiare, ma anche a lui piace mangiare, però a me piace mangiare nel quotidiano cose buone. Per lui in determinati momenti della vita il cibo era solo benzina, ma perché ci sono persone che non necessariamente vogliono trarre piacere dal cibo e anzi la funzionalità e Esatto. la velocità è la priorità, Della serie mi capito? sfamo, devo sfamarmi, Esatto, cioè devo fare, è esatto. veloce, via. Però bisogna accettare anche che ci sono persone che provano tanto piacere nel mangiare, quindi è anche giusto qualche volta, anzi spesso soddisfare questo piacere, perché la vita è anche piacere. Quindi Assolutamente. bisogna sempre trovare la giusta misura e la sana via di mezzo, ma senza necessariamente confrontarsi con gli altri e senza sentirsi delle persone sbagliate perché, oddio, ma a te piace mangiare e l'altra persona invece riesce a stare al riso e al pollo e quindi c'è qualcosa che non va in te, perché ormai siamo arrivati a questo, che alle persone a Assolutamente. cui piace mangiare, cioè, hanno dei problemi. Oppure sono persone che allora, siccome mangiano, stanno avendo una buffata. Attenzione, ragazzi, cioè provare piacere in ciò che si sta mangiando e mangiarne anche magari una porzione un po' abbondante non significa. Anzi, Ecco, appunto, non significa. le persone che soffrono di abbuffate ben sanno che in quel momento il piacere nel cibo è Non l'ultima c'è cosa che proprio. provano. Assolutamente, l'ultima cosa che provano è veramente qualsiasi cosa vale l'altra, no? E io sono perfettamente d'accordo con te e ho ritrovato questa cosa all'inizio della relazione con Ludo, perché per lui era molto facile, doveva mettere peso, doveva crescere e tutto, quindi lui era, senti, io ho un sacco di cose da fare, mi faccio il mio riso, mi faccio le mie cose. Poi tra l'altro è subentrato anche un discorso di gestione gastrointestinale, ovviamente di gestione, perché è chiaro che se stai a certe quantità
come posso dire, gli alimenti diventano più funzionali rispetto ad altri da gestire per il nostro corpo. È chiaro che se io mangio, faccio un esempio, 2000 calorie sono varie, lui ne mangia 5000 e sono varie, il povero intestino poi gli porta Eh sì. il conto. Però ecco, per esempio, una persona come me ha un disperato, disperato bisogno di fantasia, di creare, di vedere i colori, di assaporare tutte le piccole sfumature che può essere la nota acidula, la nota sapida. Cioè io ho una richiesta, ok? Certo. E questa cosa io la ritengo un dono e ti assicuro che in passato mi hanno fatto dubitare di questo e io stessa mi sono ritrovata a domandarmi se avessi qualcosa che non andava per questo mio modo di vivere, anche la cucina, la ricerca di sapori, eccetera. E poi ben presto ho detto: senti, ma per me io sto tanto bene, ma proprio guarda, però perché io sono fatta in questo modo? Magari un'altra ragazza dice: no, attenzione, non ci siamo. E questo vuole essere un invito a rimanere se stessi e voler migliorare se stessi, non la Se stessi proiezione rispetto se a, stessi rispetto a, esatto, sì. esatto, perché nessuno assolutamente nell'universo intero ha il diritto di far credere che cosa sia giusto o meno, siamo solo noi stessi a scegliere cosa sia più che giusto o sbagliato, utile o non utile rispetto alla nostra vita, perché poi spesso e volentieri la dinamica è il mi approccio al fitness per sentirmi meglio, per vedermi meglio e per vivermi la mia vita meglio, ma diventa un loop che mi fa vivere ancora peggio. Quindi c'è qualcosa che fa attrito, capito? Assolutamente. E poi anche le aspettative, no? Che c'è dietro a questo, perché se tu ti crei l'immagine di te che è in un certo modo, che è magari molto distante da te, più simile a persona X sconosciuta, che poi magari neanche è reale, tu ti crei delle aspettative che poi non riesci a soddisfare nella vita vera e vai a poi avere tutta una serie di atteggiamenti disfunzionali o comunque compensatori rispetto a certe mancanze che vai a sentire. E lì Assolutamente. torniamo a, che ne so, le ore e ore di cardio o la buffata o tutte dinamiche che apparentemente sono in contrasto con quello che è il percorso che tu hai creato per te stesso. Ma il percorso Esatto. è nella testa, non è quello che devi fare ogni giorno. Ecco, e un'altra cosa, agganciandomi alla parola soddisfazione di cui dicevi prima, una cosa importante, cerchiamo di riconoscere tante volte quello che otteniamo, quello che raggiungiamo e quello che abbiamo, piuttosto che sempre focalizzarsi su quello che manca. Perché alla base di tante mentalità insoddisfatte c'è anche questo, il vedere sempre quello che manca, quello che non va bene, quello che bisogna ancora fare, rispetto invece a quello che abbiamo ottenuto e che abbiamo. E questo periodo storico, Mamma se mia. c'è, ce l'ha insegnato al 100% questo. Perché, come dico sempre io a chi seguo, questo periodo storico, se prima su 100 possibilità dell'essere umano, io ne avevo 70, per dire, perché magari 30 non me le potevo permettere, non avevo tempo. Se io avevo possibilità 70, comunque potevo concentrarmi sul 30 che non avevo. Ma adesso, in quest'ultimo anno, se prima ne avevo 70, adesso ho 20 di quei 70. Quindi posso concentrarmi sul 50 che mi manca rispetto a prima o sul 20 che ho adesso. È vero che il 50 mi manca, ma sbatterci la testa nel quotidiano non è che mi aiuti tantissimo a risolvere qualcosa. Quindi non stiamo ragionando in termini di giusto o sbagliato, stiamo ragionando in termini di utilità. Mi è molto più utile concentrare le mie energie su quello che ho per anche raggiungere quello che non ho ancora, rispetto a focalizzarmi sempre solo su quello che non va. Assolutamente. Perché ci sarà sempre qualcosa che non va in tutto, nella vita, nelle relazioni, nel nostro fisico, in tutto. Certo, se uno vuole trovare i difetti li trova sempre, è chiaro. Se Voglia. uno vuole guardare gli aspetti negativi li trova sempre. E questo è il motivo per il quale, no? Non si tratta soltanto di essere positivi e riuscire a essere positivi quando le cose vanno male.
Si tratta del voler per se stessi la vita, voler sentirsi vivi, voler esserci, a prescindere. Caspita, io non credo che ci sia niente di male in questo, che non significa fare i santoni o i buoni della situazione nel... No, assolutamente, assolutamente. Si tratta di sfruttare quello che noi possiamo avere, le nostre capacità, appunto, i nostri rapporti sociali, i nostri hobby, tutto quello che di bello ci può dare il nostro quotidiano per evolvere, perché d'altronde per fare dei passi in avanti io devo riconoscere le capacità che ho, non Certo, quelle che non ho, certo, perché, capito? certo, certo, assolutamente, assolutamente. Si parte sempre da ciò che si ha, perché quando si parte da ciò che non si ha, ci si discosta completamente da tutte le opportunità che possiamo realmente avere. Io credo questo. Parti da ciò che sei, da ciò che Certo. hai. Faccio un esempio stupido che mi è stato fatto da poco. Sono infelice perché io voglio rimettere quella gonna che mettevo tot tempo fa, adesso non la posso mettere più. Io voglio mettere quella minigonna, voglio vedermi le mie gambe in quel modo. Molto bene. Posto che comunque la minigonna sta nell'armadio, sta lì e comunque non è che il tempo passa e lei si insomma evapora. Però la cosa importante nel presente qual è? Non è tu non entri, cioè sei troppa rispetto alle dimensioni della minigonna. Tu hai le gambe, sei viva, ti puoi muovere, puoi svolgere le tue attività, puoi essere viva, puoi fare tutto, a prescindere dal fatto che indossi quella cazzo di gonna. Certo. Non sei quella taglia, non sei quell'immagine. Cosa sei oggi? Sei tutto, sei amore, sei vita, sei gioia, sei energia. Puoi arrivarci, ma non c'è bisogno che tu ci arrivi per avere un valore, Ah, perché anche bravissima. quello purtroppo spesso e volentieri, È tutt'uno. Sì, sì, capito? sì, sì, sì. Cioè, ho un valore se arrivo a una determinata fisicità. No, grazie al cielo il nostro valore prescinde dalla nostra fisicità. Se qualcuno ci valuta sulla base della nostra estetica, il problema non è nostro, ma è di quel qualcuno, a meno che non sia un giudice di una gara bikini, Che allora perché te lo sei scelto ovviamente, tu. o comunque di una gara, capito? Però ecco, poi non ti stupisci perché chiaramente ci sei andato tu a finire lì, no? Quindi Esatto. assolutamente d'accordo. Ed è poi il motivo per il quale noi diciamo che qui il settore viene vissuto in modo completamente diverso perché apparentemente c'è veramente un totale distacco rispetto a ciò che si è e l'immagine che si deve dare di sé. E si è molto più ancorati a fare ciò che si deve fare e vivere, e se si vuole poi avere quell'aspetto alla gara ci si impegna però poi tutto il resto è molto concreto. Cioè io trovo che ci sia magari veramente poco di poetico qui in come si vive la vita e come vivono la vita, però ci sia tanta verità negli occhi di quella ragazza che magari non ha il fisico della ragazza da copertina, ma che sta tranquillamente a suo agio con se stessa in palestra. Sì, è anche vero che io ne parlo spesso con i clienti che seguo all'estero, la fisicità negli altri paesi è vissuta in maniera molto diversa Sì, dall'Italia. sì, Perché sì, sì. negli altri paesi, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, Come cioè, sei, sei, ma sì. sia a livello estetico sia anche a livello di abbigliamento, Sì. eccetera, eccetera, non esiste, o meglio, ci sarà qualcuno, ma non ha di certo l'impatto che ha qui in No, Italia. qui viene proprio Capito? Qui in Italia condannato. purtroppo le persone si mettono tanto in discussione sulla base della propria estetica. Questo quindi che chiaramente sì, la matrice culturale, socioculturale, purtroppo Certo, è molto sì, oltre importante. al fatto che appunto i social bombardano anche con determinati standard, però anche lì il fatto che la società proponga uno standard non implica che te la stia imponendo. Nel momento in cui la società propone, te puoi scegliere se attenerti o non attenerti.
Perché ricordiamoci sempre che è la diversità che ci rende unici, non l'omologazione, capito? Sì. Così come per coltivare se stessi le proprie passioni e ottenere soddisfazione nella propria vita, non si deve necessariamente indossare una taglia rispetto a un'altra, avere un'immagine rispetto ad un'altra. Anzi, a volte l'incapparsi, l'incaponirsi in questo ti preclude la possibilità di ottenere le reali soddisfazioni che tu avresti per te stesso, perché in realtà tu non Certo. vuoi quella come soddisfazione, tu ti sentiresti più ricco nell'ottenerne di altre che sono magari completamente slegate da ciò che da come appari. E io vedo quando una persona riesce a trovare il modo di disinnescare certi automatismi e cominciare a fare, e quindi si stacca dal Affare. appaio a comincio a fare, e dal fare, quindi dall'esperienza empirica, dalla vita vera, ottiene quelle soddisfazioni che poi diventano il vero carburante che fanno dire: caspita, ma quanto Assolutamente. mi sto divertendo, quanto mi piace vivere. Assolutamente. A fare come però? A fare iniziando pian pianino a trattarsi con gentilezza e con rispetto, perché ricordiamoci sempre che fino a che non iniziamo a trattarci con rispetto, sarà molto difficile essere i nostri alleati e noi siamo i nostri migliori alleati se scegliamo di tenerci la mano. Perché se scegliamo di metterci in mano un martello e di tirarcelo in capo, sarà molto difficile riuscire ad andare avanti. Io direi che non possiamo concludere che con un messaggio migliore, davvero. Che ne dici? Io penso che abbiamo Assolutamente. toccato tanti aspetti e che sei stata illuminante sotto tanti punti di vista, e non vedo l'ora di salvare e riascoltare, no? Per riuscire di nuovo anzi, per approfondire certe cose e lavorarci ancora su, perché davvero. Grazie, come ho detto all'inizio della diretta, io credo che sia importantissimo il ruolo che stai ricoprendo e che magari ti ci sei ritrovata per caso, la vita ti ha condotta, no? Ecco, vedi, anche lì non è che io avevo un obiettivo e l'ho raggiunto. La passione mi ha portato a ricoprire questo ruolo, ma in maniera totalmente naturale. Il quotidiano, quello che ho fatto seminando, semino per semino, giorno per giorno, mi ha portato, a essere quella che sono. Assolutamente, e io sono solo che felice di averti come punto di riferimento in questo aspetto, in questo settore, ma io credo che sei il punto di riferimento per tanti a prescindere da questo settore. Quindi in realtà tu sei la dimostrazione che il lavoro quotidiano, inseguendo ciò che si ama, i propri valori e tutto, porta effettivamente poi a dare tanto, non solo a te, ovviamente, ma anche agli altri. Certo, è un do ut des. Io do e non hai idea di quanto le persone diano a me nel lavoro nel quotidiano. Ci credo, guardalo, ci credo e lo sento, quindi sono solo che felice per te e anche per tutti noi che effettivamente possiamo beneficiare del fatto che continui a fare ciò che stai facendo. E quindi credo sia molto bello e invito le persone che ci hanno ascoltate o ci hanno viste su YouTube a commentare qua sotto, magari a raccontarci la loro esperienza personale o. Volentieri, anzi, se vogliono anche proporre eventualmente tematiche per Assolutamente. una live 2.0, volentieri. Assolutamente, anzi, non vedo l'ora, letteralmente. Direi che per ora possiamo salutare e ci rivediamo presto con altri podcast e magari con altri podcast con Carolina, che adesso che l'abbiamo acchiappata, mi sa che non la lasciamo più. Volentieri, volentieri. Va bene, allora, un saluto e alla prossima. Alla prossima!